Eccoci a Spigarolo, frazione di Busseto in provincia di Parma, presso le officine meccaniche Laurini, officine che si occupano di costruire macchine per la posa di gasdotti, metanodotti e quant'altro, e quest'anno hanno deciso di importare un mezzo off-road veramente pazzesco. Siamo in compagnia di Lodovico Laurini, il titolare dell'azienda, che adesso ci spiega che cos'è lo Sherp. Ciao a tutti. Lo Sherp è un mezzo molto particolare, nato in Russia e poi comprato dagli ucraini. E è un anfibio innovativo sia per le sospensioni, motore, peso, perché abbiamo un peso veramente leggero essendo tutto in alluminio. Il motore è un 1500 Kubota di turbo diesel da 45 cavalli, però con una grande coppia. E questo ci può permettere di portare questo veicolo fino ai 45 km/h nelle più difficili condizioni e fino a 6 km/h in acqua. Bene, entriamo un attimo nello specifico. Allora, la particolarità evidente, diciamo, di questi mezzi sono dei pneumatici enormi che evidentemente danno le caratteristiche di veicolo anfibio. Hanno una misura 1600x600x25. Gomme sono un brevetto diretto della Sherp e sono particolari perché possono lavorare in un range di pressione da 0,25 bar fino a 1,5, perciò a seconda del differente terreno, che siano sassi, neve, asfalto normale, noi andiamo a variare la pressione direttamente dal veicolo tramite i gas di scarico che vengono incanalati negli pneumatici tramite una valvola. Dal cambio poi la trasmissione avviene per mezzo di catene senza l'intervento di differenziali. Esatto, dal cambio esce un semiasse che porta la potenza a questo albero con i dischi della frizione e i dischi per frenare il mezzo. E all'estremità abbiamo due corone e con delle altre catene che portano trasmissione alle ruote anteriori e posteriori. E i freni? I freni abbiamo, essendo le gomme anteriori e posteriori collegate fisse, abbiamo solo due freni a disco nella parte centrale del mezzo, appunto su questo albero in giunzione con il cardano, con il semiasse. Bene, ma il vero punto di forza di questo mezzo è la motricità, davvero incredibile. E adesso andiamo a provarla sul campo. Alla fine non è così difficile prendere la mano con la guida dello Sherp. No, esatto, abbiamo due leve che ci permettono di girare, come abbiamo detto in precedenza, acceleratore, frizione e cambio. Per un corretto utilizzo di questo mezzo, nelle discese e salite molto brusche, la casa madre consiglia di inserire la prima, schiacciare la frizione, inserire la prima e poi basarsi solo sulle leve, perciò la frizione si usa solo per partire, non dobbiamo stare lì a sfrizionare. E in un passaggio come in un corso d'acqua profondo in cui si galleggia c'è una velocità, una marcia particolare da tenere? Acqua pulita, perciò non paludi, usiamo una terza. Mentre paludi, dove il veicolo va semi a toccare il fondo, usiamo una seconda. E per entrare in guadi così, con delle certe pendenze,
usiamo solo il freno motore per entrare, perciò con la marcia dentro, senza frizione. E con la marcia inserita però si procede dosando l'acceleratore normalmente. Esatto. Come... Il motore ha una grossa coppia e un grande freno motore, perciò possiamo fare grandi pendenze senza freno, appunto. Anche nel trial lo Sherp si comporta benissimo, come abbiamo visto, perché praticamente non ha angoli di attacco e di uscita, che sono veramente eccezionali, costituiti dai pneumatici, altezza da terra incredibile. L'unico accorgimento forse è non esagerare magari in alcuni passaggi con la velocità, perché potrebbe cominciare a sobbalzare un po', visto che non ha praticamente sospensione il mezzo. Sì, per ovviare a questo problema andiamo a regolare la pressione degli pneumatici, perciò già con un 0,40 bar, 0,45 bar andiamo ad ammortizzare il mezzo. Ah, ok, quindi si può ovviare in questa maniera. Esatto. Devo dire che anche a livello di comfort di marcia non è messo male, a parte l'inevitabile rumorosità del motore, ma si sta abbastanza comodi. Esatto. Nelle varie versioni è disponibile anche una proprio per il trasporto di persone, perciò avremo nella parte posteriore dei sedili con ammortizzatori, perciò si va a regolare il peso della persona e loro vanno ad ammortizzare eventuali dossi e avvallamenti, per rendere più confortevole l'esperienza, ecco.